Pompetti bene, in grosso stamattina si è allenato, però è reduce da un virus influenzale e quindi lo prepareremo per giovedì, non è il caso di portarlo dietro. Poi parte in grosso, vabbè, non c'è Delle Monache, Chiarella aspettiamo ancora un'altra settimana, Perché delle comiche? ma ha avuto un piccolo problema una settimana fa. Sul fatto di Pompetti, che comunque non si è allenato qualche giorno e c'è la partita di giovedì, può influenzare nelle scelte oppure gioca e pronto? Non lo so, ma Pompetti è un giocatore che si è sempre allenato con continuità. Adesso lui ha fatto tre partite la settimana scorsa in una settimana, quasi tutte per intero, e quindi ha accusato un po' di affaticamento, ma è un giocatore che sta bene, si è sempre allenato, quindi è un giocatore pronto. Mister, su Brondi e Cernigoi stanno bene? Stanno bene tutti e due sono allenati stamattina, sì, fanno parte dei convocati, nessun problema. Mister, la partita dell'andata è stata, diciamo, una prima svolta in negativo senza rimangare poi l'arbitraggio e quant'altro. Questa partita di ritorno possiamo auspicare che, insomma, possa essere un punto di svolta in positivo, anche se la squadra arriva da una serie di risultati, però può essere la gara che dà un ulteriore slancio. Ma noi alla partita dell'andata non ci dobbiamo pensare più perché appartiene al passato e poi veramente non serve andare a analizzare proprio nulla. È stata una partita, domani ce ne sarà un'altra diversa. Noi andremo in casa di una squadra che non ha mai perso, quindi ci mancherebbe altro che non abbiamo rispetto. Hanno anche tanti punti in più rispetto a noi, quindi fino a questo momento del campionato qualcosa in più di noi hanno prodotto, questo è indubbio, ma noi per cultura, per mentalità, per atteggiamento accetteremo il confronto e andremo a giocare, fa parte del nostro DNA. Sicuramente non siamo squadra che sa speculare, ma neanche abbiamo intenzione di speculare. Vedremo quello che dirà il campo, ma la squadra, il Pescara sta bene. Così come abbiamo detto prima, il campo dirà, noi abbiamo voglia di andarci a confrontare. Un Pescara, buongiorno mister, diverso e migliore rispetto a quello dell'andata, con la stessa Ma quantità di credo che giocatori. ritorniamo sempre alla partita dell'andata, ma quello fu. Non ci vorrei tornare, No, in generale, però mister. quello fu un Pescara ottimo, proprio la partita dell'andata. Ma che, ripeto, non serve dire. Noi stiamo bene, vogliamo fare più punti rispetto a quello che abbiamo prodotto fino adesso, soprattutto nel giorno d'andata, vogliamo avere più continuità, l'abbiamo acquisito, vogliamo continuare. Quindi, ma chi è che non vuole vincere? Ma io dico di essere fiducioso perché stiamo bene, perché i ragazzi sono allenati bene, perché è una partita importante anche per noi, non soltanto per loro, perché è importante per noi, insomma, a questo punto del campionato. Le partite diminuiscono, quindi chi vuole perseguire obiettivi deve fare risultati. Per me i risultati si ottengono giocando le gare, noi questo andremo a fare. Calcolerà in base al fatto che si giochi subito le scelte No, iniziali. questo dopo ci vedremo, valuteremo dopo. Giovedì sera abbiamo un'altra partita impegnativa. Adesso valuteremo, nell'arco di questi 4 giorni ne giocheremo due di gare, ma fortunatamente abbiamo un gruppo folto, stanno tutti bene e recupereremo ancora qualche altro giocatore da qui a giovedì, ma questa è una prima gara. Vista la Reggiana all'apparenza ha pochi punti deboli, ha una rosa profondissima, ulteriormente rinforzata, arrivi come D'Angelo, Arreghini e quant'altro, però qualche smagliatura lei sta cogliendo da questo periodo di leggerissima flessione dei risultati, anche il fatto che sono stati sorpassati in vetta. Questo non lo so, è difficile entrare nelle faccende degli altri, poi loro hanno un allenatore che è in grado di valutare tutto, francamente non mi va neanche di dare giudizi, noi l'abbiamo analizzata la Reggiana, ma c'è poco da analizzare, si sanno caratteristiche, pregi, difetti, pochi, pregi, tanti, ma ripeto, noi non è che andremo per fare l'agnello sacrificale, questo no, abbiamo cultura, abbiamo atteggiamento, abbiamo anche un buon gruppo, abbiamo qualità anche noi, queste noi vogliamo manifestare in campo. E questo è lo snodo cruciale del campionato, mister, queste gare tutte ravvicinate con tra i recuperi e tutto, o c'è ancora tempo per No, questo? ma questi sono momenti importanti in cui per raggiungere degli obiettivi, queste tre gare devi fare punti, e ripeto, per fare punti io non conosco altri modi. Per
se non quelli di fare una partita migliore rispetto a quello dell'avversario di turno, partite attente, equilibrate, fatte di ritmi come siamo in grado di proporre, fatto di intensità, fatto di organizzazione di gioco. Andremo a misurarci in campo, lo ripeto, con grande rispetto, ma credo che lo stesso rispetto loro lo mantengano nei nostri confronti. Mister, per quanto riguarda le scelte di formazione, ha qualche dubbio e se sì dove? Tutti dubbi, tanti dubbi, dappertutto. No, sto scherzando, io li vedo tutti i giorni e so come sta ognuno di loro, per cui fidatevi. Io le volevo chiedere sull'assetto difensivo, perché nell'ultima partita con il Gubbio non ha giocato Veroli, perché chiaramente veniva da 7-8 partite consecutive. Ha fatto bene l'assetto contro il Gubbio, ma anche Veroli prima aveva fatto bene. Sotto questo punto di vista cosa ci può dire? Ma non lo so, sono dei giocatori che in alcuni momenti hanno, perché chissà per quali motivi, perché poi stanno bene dal punto di vista fisico, qualche piccola defaillance, fra virgolette, quindi magari dei momenti di forma in cui non si è al 100%. Io deciderò in base a questo, ma poi sappiamo che Veroli, Vierardi, Lanes, in grosso non c'è, c'è Drudi. Abbiamo scelta, anche Cancellotti potrebbe giocare in quel ruolo, abbiamo scelta, per cui meglio così, perché adesso avremo veramente di nuovo in una settimana altre tre partite. L'ultima mia domanda, ultime due su eventuali dubbi, come ha visto Nzita e Rasi in questa settimana nel ruolo di esterno e davanti se l'ottima prova di clemenza anche con il gol l'ha fatto superare nella gerarchia di là? No, ma poi io non ho mai fatto gerarchie scrivete voi, perché qualcosa dovete scrivere pure voi. Gerarchie non ce ne sono, per me sono tutti titolari, sono giocatori, ogni ragazzo ha delle caratteristiche diverse, Rasi, Nzita, sono due giocatori forti che fanno parte di questo organico, giovani anche, integri, Nzita bene, Clemenza ha fatto bene, Rauti ha fatto altrettanto bene. Valuteremo anche nell'economia delle tre gare, ma non ci sono gerarchie. Io gerarchie no, ma gerarchie non ne ho mai fatte. Può essere che giocheranno tutte e due, più altri due, che ne sappiamo, voglio dire, può essere pure che potremmo pure giocare 3+1, chi l'ha detto? Perché no? 3+1. Vabbè, dai, sto scherzando. Qualche indizio su, tra Rasi e Zita, chi sta meglio? Ma non lo so, tutte e due. Rasi ha giocato, è probabile che sia il momento di Zita, dai. Per forza mi deve fare dire qualcosa. Almeno ci sono riuscito. Mister, tornando anche a questo periodo, senza trascurare fermare il dispeso, è chiaro che poi ci sono tre partite che hanno un grande peso specifico, poi i punti sono sempre gli stessi, per carità, però l'Entella fanno un scontro proprio direttissimo. Reggiana e Modena apriranno e chiuderanno questo ciclo. Lei vuole capire di che pasta è fatto il Pescara, soprattutto se questo gap che c'è stato, evidente, sia in parte colmato, ma in parte con le migliori. Guardi, io lo so di che pasta siamo fatti noi, lo so, poi è chiaro che lo dobbiamo dimostrare e questa è la nostra intenzione. Io so che abbiamo spessore, che abbiamo qualità importanti. Adesso dire, sarebbe dei presuntuosi, dire che siamo a livello delle prime che hanno fatto un campionato a sé, Reggiana e Modena, sarebbe veramente essere presuntuosi, però noi abbiamo spessore. Cosa dobbiamo fare? Dimostrarlo in campo. Il resto sono tutte chiacchiere e le chiacchiere se le porta il vento. Mi dice un giocatore uno della Reggiana che preferirebbe non vedere domani? No, ma loro hanno tanti giocatori, tanti doppioni, hanno un organico importante, davanti, ma davanti sono tutti, ma c'è Righini, c'è Zampano, c'è Lanini, c'è Reda Ezza, c'è Neglia, adesso poi non mi piace fare nomi. Ha avuto un problema fisico, sì, niente di particolare comunque. Chiarella quanto manca? Chiarella, fra alti e bassi, insomma, sembra che alcuni giorni sta meglio, non ha una cosa eclatante, poi alcuni giorni improvvisamente peggiora, sì, un fastidio, sì. È arrivato un titolare, ma questo, dove va? Posto, grazie.